Noi dall'oggi al domani ci siamo trovati circondati da questo campo profughi. Sono arrivati in forze. A Ventimiglia, in alcuni locali della stazione è stato allestito un campo profughi. Sono ormai decine che vivono qui da qualche settimana e i cittadini del quartiere non ci stanno. Sono passati circa 2 mesi dai primi arrivi in città. Gli irriducibili vivono ancora sugli scogli a 2 passi dal confine francese. Gli altri invece sono stati spostati qui e proprio qui incontriamo questi 2 residenti che vivono sopra il campo. Fino alle 1-2 di notte non si riesce mai ad avere il silenzio. Sono quasi 50 giorni che riusciamo a dormire solo qualche ora la notte. Mia moglie ha dovuto ricorrere alle cure del medico a prendere degli ansiolitici. Questo è il terrazzo della famiglia Perrone, si trova proprio sopra il campo profughi. Vedete, affacciandosi si possono vedere decine di profughi che qui vivono, stendono i loro panni, mangiano e dormono. Improvvisamente, per arrivare al mio portone di casa, devo passare un controllo di polizia e della Croce Rossa. Le ho provate tutte. Ho provato a parlare con la prefettura per 2 giorni di seguito. La capo di gabinetto si è negata al telefono, mi ha fatto parlare con un'incaricata della protezione civile che non conosceva il problema. Innanzitutto vogliamo delle date certe sulla durata di questa emergenza. Quanto dura questa emergenza? Quanto dura questo campo sotto le nostre finestre?